Devo ringraziare ovviamente, non per piaggeria, ma con profondo affetto e sincerità libera, per avermi dato questa occasione, questa opportunità straordinaria di essere seduto qui al tavolo insieme a Don Luigi e a Virginio Romioni, che voglio ringraziare per le belle e affettuose parole che hanno rivolto nei confronti di mio padre. Non è retorica, ma non sono felice. Non sono felice di essere seduto qui accanto a loro, avrei preferito essere seduto in mezzo a voi e stare ad ascoltare la persona alla quale, diciamo, in questa occasione avrebbero passato la parola, più la torre. Io ho compiuto 55 anni pochi mesi fa, un'età che a mio padre non è stata concessa di compiere perché è stato ucciso pochi mesi prima del suo 55esimo compleanno. Scusatemi se condivido con voi anche questi, diciamo, aspetti un po' riservati, ma è quello che ho imparato insieme a tante altre cose frequentando le amiche e gli amici, i fratelli e le sorelle di Libera. Queste cose dobbiamo noi familiari delle vittime imparare a condividerle. Fa parte di questo fardello che ci portiamo ed è parte di quel necessario, seppur faticoso e doloroso, processo di rielaborazione di un lutto, senza il quale molto probabilmente saremmo condannati a, diciamo, una condizione di precarietà, qual è quella di tutti coloro che si sono visti strappare persone care senza essersi riusciti a darsene una ragione. E mi scuso di questo. Bene, bene, intervenire dopo Luigi Ciotti e Virginio Romioni rende tutto più facile e mi consente di condividere con voi alcune brevi considerazioni. Innanzitutto, l'emozione di essere in un posto del genere, un posto che penso che lo possiamo avvertire tutti insieme, profuma impegno, passione, volontà. Era un impianto industriale dismesso, molto probabilmente condannato alla ruggine, come molti impianti industriali dismessi, sparsi lungo la nostra penisola. E invece la forza di volontà di tanti giovani e tante giovani lo ha riconsegnato in queste condizioni straordinarie. Questa prima considerazione mi fa dire le straordinarie capacità di chi è determinato, di chi è appassionato, di chi ci mette tutto se stesso, possono restituire questi posti alla comunità nella loro forma migliore. Volontariato, l'associazionismo non è pauperismo, non è piccole cose. Possono essere grandi progetti ambiziosi come questa sede ci dimostra materialmente e come ce lo dimostrano, per chi ha avuto la fortuna come me di visitarne tanti, il lavoro generoso che le cooperative e le associazioni con finalità sociali fanno quotidianamente nella gestione dei beni confiscati alla mafia. Sono la conferma di un'ipotesi intravista nel dispositivo di legge, realizzata grazie all'impegno di Libera con la legge già citata del 96 e confermata nella realtà, perché poi tante volte siamo costretti disgraziatamente ad ammettere che questo paese ha tante buone leggi, poi però non si riesce a vederne i risultati attesi.
La legge fortemente voluta da quel movimento che Libera animò del 1996 ci dimostra che questo è concretamente realizzabile, che sì, ci sono tante leggi che rimangono disattese, ma quella legge non lo è e non lo dovrà mai essere. E questo avviene grazie all'impegno di tantissime donne e uomini di ottima volontà, singolarmente o riuniti in associazioni, organizzazioni, enti di solidarietà senza fini di lucro, che quotidianamente si impegnano perché la memoria, l'impegno, anche in periodi difficili come quelli che sia Don Luigi che Virginio Nognoni ci hanno ricordato, sono terribilmente tristi e drammatici, dove sembra di aver, come dire, raggiunto il punto più basso, anche se poi sappiamo, come ci dice il famoso proverbio, che al peggio non c'è mai fine. Ecco, l'impegno di tutte queste persone ci consente di poter sperare che il proverbio una volta tanto abbia torto e che dal peggio ci si sta allontanando. Certo, mi verrebbe da dire che senza l'impegno di tutte queste persone forse invece avremmo superato il fondo. E qui passa un'altra considerazione. Questo sarebbe avvenuto secondo me. E non mi voglio lanciare, diciamo, in un discorso antipolitico, qualunquista, di quello che fa di tutta un'erba un fascio, ma siamo in un ambiente nel quale credo che si possa parlare tranquillamente di queste cose senza essere fraintesi. Abbiamo un deficit politico forte, e non da oggi, e non da ieri, e non dall'altro ieri. Mi verrebbe da dire da quel lontano 1982, ma non perché fu ucciso mio padre, Paladino è l'unico difensore, ci mancherebbe altro, ma perché in questi 29 anni la politica ha perso tantissime occasioni. Una fra tante, quello di non aver saputo raccogliere e interpretare questo afflato di generosità, di impegno e di volontà che è sorto dal basso e si è consolidato ed è cresciuto. Abbiamo assistito quasi a un processo di osmosi, per fortuna. Ciò che la politica via via veniva perdendo lo acquistava la società. Ma sappiamo, perché siamo in un paese democratico con le istituzioni democratiche, che lo straordinario impegno della magistratura e delle forze dell'ordine, la caparbietà e la volontà delle forme organizzate della società civile non può sostituire la politica. È un ruolo di supplenza gravoso che so, mi dicono magistrati, operatori delle forze dell'ordine e l'associazionismo, stentano e con grande difficoltà cercano di sopportarne il peso. Ma non ce la possono fare, perché parliamo di cose diverse. Ognuno deve fare il suo mestiere. E la politica dovrebbe ritrovare un po', come dire, di dignità, di... il termine un po' semplicistico, di curiosità, nell'approfondire e non nel delegare e non nel dormire sonni tranquilli perché tanto c'è un magistrato in prima linea, perché tanto c'è un'associazione impegnata. No, no. Perché è stato detto, la mafia non è un'organizzazione criminale come tutte le altre. La sua azione pervasiva è altamente corrosiva. Se non la si diagnostica in tempo, si rivela mortale. Lo sappiamo. Ci sono pezzi di questo paese che ormai stanno in uno stato comatoso,
Per fortuna, dire, attorno a loro la vita ancora pulsa. Però quello ci dimostra che l'indifferenza, la sottovalutazione, l'omertà, il girare la testa dall'altra parte non impedisce alle mafie di diffondersi, al contrario, lo sapete benissimo, trovano anzi in quegli atteggiamenti il viatico migliore per produrre il peggio di loro. Guardate, io credo che sia naturale, dopo 29 anni, più di una generazione, che il nome di mio padre sia ricordato principalmente per la legge che accanto a quello di Virginio Rognoni reca il suo nome. Però, senza fare torto a nessuno, chi lo ha conosciuto bene, chi ha lavorato con lui, chi ne ha condiviso passioni e impegno politico, sa che la sua ossessione non era il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Come ha ricordato bene Virginio Rognoni, il suo impegno era per il riscatto di un popolo, in particolare quello meridionale e nella fattispecie il popolo siciliano. E in questo suo impegno non gli c'era voluto molto a capire che la mafia era uno degli ostacoli principali e che quindi doveva essere combattuta e auspicabilmente vinta. Perché voglio ricordare questo in conclusione? Perché, come dire, in questa, diciamo, fotografia in bianco e nero, con tanto nero ma anche tanto bianco, a me piacerebbe che, siccome negli anniversari con la cifra tonda tutti si sentono, diciamo, motivati a dire, a fare qualcosa, l'anno prossimo sarà il 30° di questa legge, il 30° anniversario dell'omicidio di mio padre. Quale occasione migliore per la politica di trarre spunto per riaprire con il giusto e necessario impegno il confronto su un'adeguata azione politica di contrasto alla criminalità organizzata? Lasciatemi concludere con un uso distorto di quella metafora che ci hanno ripetuto per tanti anni: guarda che se non ti occupi di politica, la politica comunque si occupa di te. Che la politica, credo ormai, debba essere più che consapevole che se non si occupa di mafia va a finire che la mafia occupa la politica. Grazie.